Ciao a tutti, questa è la seconda parte del tag Le 100 domande. A taggarmi era stata Melanie Costantino, vi faccio passare di nuovo qui il suo canale. Avevo fatto le prime 50 domande di questo tag perché pensavo non potesse interessare. Avevo lasciato un sondaggio e vi ringrazio per aver partecipato. Io mi diverto molto con i sondaggi, mi piace sperimentare qualcosa da scrivere. Con i mezzi forniti sempre di alta tecnologia informatica, il mio bel quadernone di Hello Kitty, e continuerò a rispondere alla seconda parte delle 50 domande. Anche questa volta vi farò passare le domande. Allora, l'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto, ma credo che ero bambina proprio, ero proprio piccola, mi ricordo che ero vestita da Mina. Poi da quel momento fotografi non... No, ma che dico? È quella del matrimonio. Pensi che i musical siano ridicoli? Assolutamente no. Io adoro i musical. Se potessi vorrei avere un abbonamento eterno per tutti i musical che portano in scena. Mi piace tantissimo. A parte che mi piace molto il teatro in generale. Ma i musical sono... la mia passione veramente. L'ultimo che ho visto purtroppo risale a circa 4 anni fa ed è stato 7 spose per 7 fratelli. Vi lascio la locandina qui. È stato molto molto grazioso, a parte che se avete seguito la prima parte delle domande vi lascio la scheda qui. Io il mio film preferito, diciamo in generale, è appunto 7 spose per 7 fratelli. Poterlo vedere in musical, anche se con altri attori, con ballerini bravissimi, comunque è stato veramente molto molto divertente, molto bello da seguire, bello bello. Il Natale è stressante? No, io aspetto il Natale dal 26 dicembre, ricomincio ad aspettare il Natale. È una festa che mi piace molto, anche se per certi versi mi fa rattristare per le persone che non ci sono più. Mai mangiato un pieroggi? Sarebbero i ravioli polacchi? No, credo di no, a mia insaputa casomai, ma credo di no. Torta di frutta preferita? Ecco, la torta di frutta preferita è quella a doppio pan di Spagna con la crema all'arancia all'interno e la frutta tutta sopra, soprattutto fragole, fragoloni, poi tipo il kiwi, l'ananas, mi piace moltissimo, e poi attorno la mandorla o la nocciola tutta sbriciolata. Lavoro che volevi fare da piccola? Allora, io da piccola volevo fare tantissime tantissime cose, dal classico veterinario, e poi facevo danza classica, quindi la ballerina, e la poliziotta, che a quei tempi era molto più difficile poter entrare in polizia dalla parte delle donne. Poi volevo fare l'allenatore di calcio. E quelli più presenti erano appunto lavorare in polizia e l'avvocato. Non sono riuscita a fare né questo né quello. Però quello che ha accompagnato più di tutti, diciamo tutta la mia vita, è stato... avrei voluto fare la fumettista. Credi ai fantasmi? Sì. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Alle volte mi capita di andare in un posto e pensare di rivedere le immagini nel momento in cui le sto facendo. Anche se cerchi di evitare di fare quella cosa per non rifare la stessa cosa, alla fine ti viene di rifare la stessa cosa. Prendi vitamine giornalmente? Vitamine no, ma i sali minerali. Indossi le pantofole? Sì, però devono essere di quelle chiuse. Indossi un accappatoio? A volte sì, a volte no. A volte ho la tovaglia quella grandissima che mi avvolgo. Cosa indossi per andare a letto? Il pigiama. Oppure mi piace tipo avere una magliettina abbastanza larga e i pantaloni che sono fuso quelli larghi o proprio quelli diciamo più comodi, ecco. Primo concerto, il primo concerto che ho visto è stato un concerto di Lucio Dalla insieme agli Stadio. Mi era piaciuto tantissimo ed ero rimasta un po' male quando Lucio Dalla si è alzato e se n'è andato. E credevo che ritornasse, invece aveva lasciato campo libero, diciamo, agli Stadio, favolosi, gentilissimi.
Però insomma ci siamo rimasti un pochettino male per Lucio Dalla, insomma. Però il concerto è stato bellissimo. Poi Carrefour, O'Shan o Bennett? Allora, Bennett non lo conosco perché qui credo che non ci sia. Carrefour mi piaceva prima perché era più fornito, i prezzi erano più accessibili. Ora da un po' di tempo a questa parte mi sembra aumentato come prezzi. Invece O'Shan è in assoluto il mio preferito. Nike o Adidas? Io ho sia Nike e sia Adidas. Patatine o Fonsis? Patatine. Noccioline o semi di girasole? Questo è un grandissimo cruccio. E mi piacciono entrambi. Forse noccioline. Oggi direi noccioline. Magari in seguito direi semi di girasole. Mai sentito parlare del gruppo 3BN? No. Hai mai preso lezioni di ballo? Sì, quando ero piccola appunto facevo danza classica. Che lavoro vuoi che faccia la tua o il tuo futuro coniuge? Io avrei voluto che il mio coniuge facesse il ragioniere perché è la cosa che gli sarebbe piaciuto fare di più. Sai arricciare la lingua? Sì. Hai mai vinto una gara di spelling? Non ho mai fatto gare di spelling. Hai mai pianto perché eri felice? Tantissime volte. Possiedi dei dischi? Sì, sia quelli, diciamo, i 45 giri che i 33 giri. Possiedi un giradischi? Sì, uno antico che non funziona più e uno che, diciamo, più recente però funziona. Bruci incenso regolarmente? Mai. Mai stato innamorato? Sì. Chi vorresti vedere in concerto? Ah, io più che un concerto vorrei vedere dal vivo uno spettacolo di Gigi Proietti. Ecco, quello mi piacerebbe molto di più di un concerto. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Il concerto di Spagna. È stata bravissima, gentilissima, molto cordiale. Ha anche parlato del suo rapporto con i suoi genitori, il suo bellissimo rapporto con i suoi genitori. È stata veramente una bella esperienza. Tè caldo o tè freddo? Mi piacciono entrambi. Siamo in estate, dico tè freddo. Sapete com'è? Tè freddo con la granita di limone. Ve lo consiglio, è una cosa squisita. Tè o caffè? Tè. Zucchero o Snickerdoodles? Biscotti alla cannella. Biscotti alla cannella. Mi piace molto la cannella. Sai nuotare bene? Sì. Ho anche fatto piscina. Sai trattenere il respiro senza tappare il naso? Sì. Sei paziente? A volte sono molto paziente, moltissimo paziente, a volte basta poco per farmi scattare. DJ o band ad un matrimonio? Una band. Mai vinto un concorso? In che senso qui? Perché concorso per il lavoro? No. Concorso per di questi, diciamo, dei supermercati e cose varie? Sì. Una volta ho vinto una bellissima, se riesco vi metto la foto qui, una bellissima tazza di quelle tedesche, diciamo, dove mettere la birra, che aveva diciamo, il fusto di porcellana e il sopra di metallo. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? No. Quali sono le olive migliori, nere o verdi? Per me quelle verdi. Sai fare maglia o uncinetto? Sia maglia che uncinetto. Uncinetto mi riesce meglio e mi piace di più. La maglia la trovo un pochino noiosa, però qualcosina la so fare. Stanza migliore per un camino? Il salotto. Vuoi sposarti? Eh sì. Sei sposato? Da quanto tempo siete sposati? Da 8 anni. Qual è stata la tua cotta alle superiori? Alle superiori? Penso alle superiori nessuna, veramente. Io sono passata dalle medie al dopo superiori per le cotte. Piange e fai capricci fino a quando non ottieni quello che vuoi? No, perché tanto non lo otterrei comunque piangendo e facendo capricci. Hai figli? Uno. Qual è il tuo colore preferito? I miei colori preferiti? Allora, a me piacciono tutti i colori, però quelli che, diciamo, preferisco in assoluto sono l'azzurro e il lilla. Ti manca qualcuno in questo momento? Sì. Chi? Mio zio. Io spero di avervi fatto una colorata compagnia. E anche se non ci sono colori oggi, però c'è il mio bellissimo quadernone, questo è molto colorato. E
Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero sia stato un tag interessante. Ah, e adesso farò passare qui tutti i nominativi delle persone che taggo. Ovviamente io taggo tutti. Un abbraccio e alla prossima. Ciao a tutti, ciao!